Mi sono perso in questa immagine di nuvole. Cammino di Fisterra. Non credevo che potesse essere una magia così grande qui. Proprio enorme. Tornerai a casa dopo tutto questo, eh? Dopo tutte queste belle immagini, questo senso proprio di essere liberi. È la nostra natura l'essere liberi, no? Ci chiudiamo dentro le case, alla fine ci chiudiamo in regimi di vita che ci incatenano, che ci accalappiano, che ci impediscono di prendere una decisione come questa, fare il cammino di Fister, prendere un mese e mezzo e partire e farsi 950 chilometri, sì. Sembrano delle cose impossibili, per alcuni sembrano impossibili, non lo potrò fare mai, perché il lavoro, perché questo, perché là, ma cioè, io non riesco a pensare alla mia vita senza che abbia la possibilità di fare questo. Io sono veramente felice di aver avuto la possibilità di fare questo. E lo rifarò, lo rifarò. Farò la Via della Plata, farò altre vie, perché ti dà quel senso proprio di pace, quella non sentirti più legato, no? Accalappiato dalla tua esistenza. Dire, cazzo, quando voglio vado, vado, me ne fotto. Lo puoi fare, cosa perdi alla fine? Cosa perdi? 2 mesi di stipendio? 2 mesi di stipendio? Cosa perdi? Che cos'è l'ordinaria quotidianità? Che cos'è? Farti 2 settimane di vacanza, di ferie al mare, steso sulla spiaggia ad annoiarti? Questa è la quotidianità. Un anno a lavorare, 2 settimane di ferie steso sulla spiaggia ad annoiarti. È bello sapere di che ci sono queste cose, è importante sapere che ci siano. Perché una volta che sai che ci sono, la tua vita è diversa. Hai sempre quella luce di speranza, no? Quella che ti fa dire, cazzo, non va male. In qualsiasi situazione non va mai male, perché c'è questo. Comunque sia, vado, mi lascio tutto alle spalle per un mese e mezzo e mi pulisco, mi libero.
Hola. Un camino. Grazie, un camino. Ugualmente. Acqua potabile, eh? Ciclisti a manetta. Hola, buen camino. Finito non è finito.